miei territoriali, che né i risorgimentari né Mussolini avevano voluto assolutamente introdurre, che rappresentavano invece quello che i meridionalisti del primo Novecento, quindi Nitti, lo stesso Dorso, ritenevano invece la soluzione, l'autonomia per stimolare la crescita del Mezzogiorno. E quindi all'interno dell'Assemblea Costituente furono prevalenti le teorie popolari. I Dossetti, Sturzo, Mortati, insomma il gruppo dei professorini intorno insomma, al Domoro, i vari studiosi in qualche modo che esprimevano questa esigenza di autonomia. Un'autonomia che avrebbe dovuto in qualche modo consentire una crescita del Mezzogiorno. Ma voi ben sapete, qui bisognerebbe fare un'analisi tra forme di Stato e sistema politico, il perché le regioni, che erano state viste come un motore di crescita al Mezzogiorno, non entrarono in funzione. Le regioni, 1948, previste nella nostra Carta Costituzionale, hanno iniziato a funzionare solo nel 1970, con grandissime resistenze da parte di un sistema politico che vedeva una definizione dei partiti politici molto centralistici, i nostri partiti politici non si sono poi sviluppati nelle periferie e quindi erano molto preoccupati di perdere questo potere politico al centro che avrebbe determinato una distribuzione locale, per cui c'è la scelta della Casa del Mezzogiorno, ma le regioni non iniziano a funzionare. Iniziano a funzionare nel 1970, ma in modo assolutamente debole. Insomma, il regionalismo italiano, vero regionalismo, si inizia a intravedere alla fine degli anni 80, le leggi Bassanini, fine anni 90, e poi la riforma del titolo quinto che è avvenuta nel 2001. Perché c'è stato un accentramento del sistema politico che ha impedito un'evoluzione, un rafforzamento amministrativo, legislativo, finanziario delle regioni, che ha impedito la crescita meridionale. Inutile, è stato quello il motivo. Anzi, dobbiamo proprio alla Lega di questa regionalizzazione del sistema politico aver in qualche modo sviluppato, per soddisfare l'interesse settentrionale, però aver sviluppato in qualche modo quell'obiettivo che io intravedo proprio nella Costituente e in quei Cattaneo che all'epoca parlavano di federalismo. Arriviamo quindi a una questione meridionale non risolta, arriviamo a questa riforma del 2001. Credo che sia giunto. E qui mi vorrei un attimo soffermare. Questione meridionale è evoluzione della forma di Stato, che è un'evoluzione, come sapete, incompiuta. È un'evoluzione che ha visto una trasformazione del titolo quinto della nostra Carta Costituzionale 2001, tra l'altro passato con una maggioranza di 4 voti, quindi in qualche modo imposta, qui ci sono molte responsabilità di quel centro-sinistra che l'aveva decisa, come ci sono state quelle responsabilità del centro-destra che voleva fare la riforma della riforma, una riforma incompiuta che in qualche modo ha tentato di valorizzare le autonomie legislative, amministrative e finanziarie delle regioni, ma ripeto, con un disegno incompiuto. Per poter realizzare un vero federalismo occorre una Camera delle Regioni, occorre che gli enti territoriali, quelle rappresentanze territoriali abbiano la capacità di partecipare anche ai processi di decisione politica romani nel Parlamento, quindi una seconda Camera regionale. Manca una rappresentanza di questi territori all'interno della Corte Costituzionale, cioè quel disegno federale teso in qualche modo finalmente a realizzare un meccanismo che avrebbe potuto condurre a una valorizzazione dei territori, è stato un disegno realizzato a metà, non compiuto. Quindi io sto cercando in qualche modo di farvi percepire di come la questione meridionale è una questione che richiederebbe delle profonde trasformazioni da parte dello Stato centrale, attraverso una disarticolazione autonomistica dei processi decisionali, che siano sempre più vicini al territorio. Tra l'altro, questa indicazione proviene anche dalla stessa Unione Europea. Lo Stato poi si è evoluto.
L'Europa ha introdotto un meccanismo che si chiama sussidiarietà, che è un meccanismo che esige che i territori possano autogovernarsi, esige che la distribuzione del potere, il governo, sia quanto più vicino alle comunità locali. Perché soltanto la vicinanza alle comunità locali consente a quel popolo, a quelle comunità, di poter in qualche modo contraddire i propri governanti, controllarli, assumere naturalmente delle decisioni in sede elettorale, in fase elettorale, che possono contestare o confermare quelle scelte di governo locale. Quindi sussidiarietà significa che la decisione spetta agli organi di governo di quel territorio e che, sussidiarietà e anche solidarietà, l'incapacità di realizzare degli obiettivi vede gli organi di governo, i governi superiori, lo Stato, la comunità, sostituirsi per soddisfare quei bisogni delle comunità. Eppure questo obiettivo da parte di una comunità che promuove i territori, comunità europea, Unione Europea e i propri comunitari, è stato realizzato soltanto parzialmente. Perché poi il federalismo non è stato quindi compiuto. Quindi non c'è stato lo strumento per rimuovere quel divario tra nord e sud. Da 150 anni stiamo discutendo di qual è il meccanismo, ma tutti i meccanismi che sono stati ideati, centralistici, il modello era quello napoleonico, francese, che è continuato durante il ventennio fascista, o di decentramento debole, o di un decentramento incompiuto, quello ultimo, non sono state le ricette idonee per risolvere la questione meridionale. Quali sono le mie preoccupazioni? Che sono le preoccupazioni attuali, che mi consentono poi di ricollegarmi a quei valori e quei principi costituzionali. Qualsiasi trasformazione della seconda parte della Carta Costituzionale, e quindi la vogliamo chiamare regionale, la vogliamo chiamare federale, non potrà mai mettere in discussione i valori di fondo contenuti nella prima parte della Costituzione. In primo luogo l'eguaglianza e la solidarietà, che sono valori per noi costituzionalisti. Oggi la Costituzione va ancora difesa, noi Dossetti dice, va ancora attuata. È una Costituzione che viene in qualche modo ridotta quasi ad una legge ordinaria. Vengono sottratti significati assiologici. Io ho parlato di decostituzionalizzazione, non me lo sono inventato io, è Stefano Rodotà. Stefano Rodotà dice: sono le prassi concrete a decostituzionalizzare, perché si ritiene ci sia stata un'investitura popolare rispetto a un popolo sovrano, ma l'investitura popolare di nostri rappresentanti che devono rispettare i principi costituzionali è una decostituzionalizzazione attraverso le leggi ordinarie che non rispettano l'eguaglianza. Sono leggi che non rispettano i principi costituzionali, e il rischio di una decostituzionalizzazione, vi sembrerà strano, ma lo ha detto anche lui, attraverso processi di revisione costituzionale. I processi di revisione costituzionale incontrano dei limiti. Lui ha parlato della forma repubblicana, ma io aggiungo ai principi fondamentali. Cioè c'è un nucleo di questi principi fondamentali, come l'eguaglianza e la solidarietà, e i diritti fondamentali, che neppure il processo di revisione costituzionale può mettere in discussione, perché anche le leggi di revisione costituzionale possono essere sindacate dalla Corte Costituzionale. La nostra è una Costituzione che un autore definì negli anni 70 di carta, è un pezzo di carta. Chiunque può stracciarla e introdurre un'altra o delle prassi comportamentali che sono distanti da quei valori, ma è cambiato il regime. Non ci identifichiamo più in quella Costituzione. In quella Costituzione ci identifichiamo sempre che tutti i processi di revisione che sono necessari. Noi, il nostro Stato è uno Stato che va modernizzato, che va in qualche modo contestualizzato alla globalizzazione, all'Unione Europea, a tutto quello che sta avvenendo intorno a noi. Quindi la Costituzione va modificata. Io non demonizzo le modifiche del federalismo. Figuriamoci, i federalisti erano più unitari che quelli che centralizzavano, ma figuriamoci. Io non sono assolutamente contrario, ad esempio, alla riforma, non sembri che cambia argomento, del titolo quarto sulla giustizia. Ma perché? Separazione di carriere, ma perché? In Francia ci sta. Però
ma a condizione che tutte queste trasformazioni della parte seconda della Costituzione, quindi la parte organizzativa, compreso il federalismo, non vadano a intaccare il nucleo duro dei principi di fondo contenuti nella prima parte, che è la solidarietà e l'eguaglianza. Noi ci riconosciamo ancora nell'eguaglianza e nella solidarietà, quindi non vogliamo che la riforma del sistema federale possa mettere in discussione questo. E allora, per concludere, dalla nostra Costituzione, l'avrete vista, è scomparsa la parola mezzogiorno. Era contenuta fino al 2001, mezzogiorno. I neocostituenti, coloro che hanno riformato, hanno immaginato di cancellare il mezzogiorno. E ha anche un significato aver cancellato la parola mezzogiorno di una questione che Bixio riteneva una palla al piede e che ancora oggi taluni, direi i leghisti secessionisti, ritengono una grande palla al piede. E no, non cambia. Il dibattito 1861 e il dibattito odierno, se voi vedete, non cambia. Allora, quale federalismo? Un federalismo che sia in qualche modo coerente a quei principi e valori dei due risorgimenti che nessuna riforma potrebbe mai mettere in discussione. Allora, i modelli sono molteplici. Cattaneo, stato federale, stato confederale, Minghetti, stato regionale. Federalismo sì, ma attraverso una organizzazione costituzionale e attuativa, legge sul federalismo fiscale, che è una legge del 2009-42, che oggi ha avuto anche dei decreti attuativi sulla fiscalità degli enti locali e non riescono a mettersi d'accordo sui costi standard, sulla fiscalità delle regioni, è perché lì è il problema. La Costituzione, che in qualche modo fa intravedere delle forme di federalismo non cooperativo e solidale, che significa solidarietà tra i territori, che significa che i territori che hanno minor capacità fiscale, che sono più disagiati, Calabria 40% di disoccupazione giovanile, tessuto industriale inesistente, rete infrastrutturale, ferrovie, strade, insomma, voglio dire, non siamo nel 1861, però i progressi rispetto al nord sono molto inferiori, non diventa un federalismo solidale e cooperativo. E questo, dire, dubbio mi viene anche dalla riforma del 2001. Per fortuna c'è un articolo del Consiglio di legge, il 116 ultimo comma, che prevede la possibilità, la Lombardia continua a tempestare il Parlamento di proposte di differenziazione del grado di autonomia. Noi abbiamo i soldi per soddisfare le nostre esigenze sanitarie, Stato ci devi trasferire tutta la potestà legislativa piena e esclusiva in questo settore, differenziando l'autonomia rispetto a chi, Campania, Calabria, Sicilia, non è in grado di realizzare questi obiettivi. È una differenziazione contenuta nella stessa Carta Costituzionale che porta a un federalismo asimmetrico, concorrenziale, un federalismo che taluni definiscono di abbandono di territori che non ce la fanno. La legge sul federalismo fiscale, per carità, è stata ben delineata, ben meditata, ma nei decreti attuativi, se il Comune di Napoli, ma leggete anche su internet, se il Comune di Napoli all'esito ha 200 milioni, 300 milioni in meno da tutte le prime proiezioni, voglio dire, aveva delle difficoltà prima, continua ad avere delle difficoltà oggi. È perché le risorse vanno trattenute dal territorio che le produce. Sì, c'è perequazione, c'è solidarietà, però altro, fino a, entro certi limiti, ci sono i livelli essenziali delle prestazioni, ma altro, entro certi limiti. Voglio dire, il divario tra nord e sud rischia di quindi aumentare, di in qualche modo peggiorare. Quindi l'idea di questa riforma, della forma di Stato, che aveva intrapreso una strada probabilmente, anzi sicuramente, utile per una risoluzione della questione meridionale, rischia invece questo abbandono di territori, i quali, non avendo quel bagaglio infrastrutturale,
possono in qualche modo crescere. Finisco dicendo una cosa: il federalismo, che vede una promozione dell'autonomia molto forte dei territori e vede una scomparsa dello Stato, i controlli sugli enti locali, vedo che abbiano molto danneggiato uno Stato che non opera quasi secondo dei principi di uguaglianza, è un federalismo che consente, a mio modo di vedere, e i dati che emergono, i dibattiti che emergono all'interno di un certo ambiente, sono quelli che vede gioire le camorre. Voglio dire, la camorra che ha avuto sempre talvolta i sistemi, io frequento terre di lavoro, chiamiamo facoltà in terre di lavoro, dei collegamenti con il sistema politico, la mancanza di controlli determina inevitabilmente, voglio dire, un prosperare di quel tipo di economia. C'è stato qualche studioso che diceva, vabbè, ma mica, la camorra è la vostra ricchezza. Oppure c'era Joseph Lapalombara che diceva il clientelismo è la vostra ricchezza, anzi il collegamento tra il potere e il cittadino. E invece io ritengo che il federalismo ci deve essere, un federalismo solidale, cooperativo, ma con uno Stato presente, molto presente. Lo Stato non deve abbandonare questi territori, non deve abbandonare attraverso l'assenza dei controlli, se no noi non risolviamo assolutamente la questione meridionale, ma la peggioriamo. Ecco, sono partito dal 1861 parlando di una situazione che vedeva questo dislivello e sono arrivato ai nostri giorni, ma non si è trovata ancora la ricetta per risolvere una questione meridionale, che è una questione di cui bisogna assolutamente tenere conto e di cui lo Stato non potrà assolutamente prescindere dalla propria agenda politica, non la può dismettere, assolutamente. L'Italia sarà sempre unita se il Mezzogiorno e nel Mezzogiorno vengono risolte le questioni. La mancata risoluzione di quella questione, perché ci sono spinte secessioniste da una parte o perché ci sono delle situazioni che si incancreniscono in merito l'una all'altra, non è assolutamente favorevole alla unità, anzi rischia una sorta di deriva. I filosofi parlano di piano inclinato che può mettere in discussione l'unità. Quello che mi fa piacere è che in occasione della celebrazione dell'Unità d'Italia, un po' tutti, sia al nord che al sud, ci siamo tutti quanti identificati, no? Nell'inno, nella bandiera, in questa esigenza. Ecco, io vorrei che anche nei dibattiti politici, e soprattutto poi nel nord, si tenga conto che la questione meridionale è una questione per unire, certamente non per dividere. Grazie.